Ciao ragazzi, torneo alla meglio di 5, al momento 1-1. Sì, quindi c'è ancora una partita sicuramente da fare. Una partita, perché il mio arrivo era almeno una partita da fare. Almeno una. Allora, inizio io con il gatto, un personaggio gatto. Che con il tempo ho molto rivalutato. Kamadoska! Molto rivalutato, anche io l'ho molto, io che c'ho? Ah, è il fratello. Tu c'hai la nutria. Serpente. Niente, così mi rimbalza. C'è una bestia, c'è una bestia al centro della carreggiata. C'è una bestia. Fa impazzire quella battuta. È stata recitata male quella battuta. Ma poi Davide l'ha visto il... il film, certo, è impazzito. Che ha detto? Gli è piaciuto moltissimo. Non l'ho sentito poi Davide. Come... dove lo posiziona tra i cortometraggi che ha scritto? Beh, nella metà alta o nella metà bassa? Io credo nella metà alta, perché insomma ha fatto dei capolavori Davide, ha scritto dei capolavori, ma Carne e il Cosmo tra l'altro è il primo che è andato. Oh, finalmente hai il potere più utile, che a te diventa utile, guarda un po'. Ma mai, porca troia, guarda che a te diventa utile. Guarda il gatto. Porca puttana, è allucinante che a lui diventano utili le cose. Il gatto mena, Boia, piatelo. C'è una mosca! C'è una mosca? Lo sai che io a casa mia uccido svariate mosche al giorno, almeno 6? E continuano a essere. Io non so se c'è una fabbrica di mosche. No, ma è la temperatura che è veramente troppo anomala. Ho capito, ma dove si ficcano se c'ho le zanzariere? Si fanno tutto un lavoro. È possibile che si ficchino tutte a casa mia, capito? Cioè non possono proprio entrare le mosche. Capito? Beh, non hai la zanzariera su tutte le finestre. Sì, su tutte le finestre. Su tutte le finestre. E allora aspettano che rientri a casa e si infilano quando apri la porta. Questo poteva essere pericoloso. Sì, ma non lo è stato. Allora sappiate ragazzi che se non la azzecco la sbaglio, e se la sbaglio la prende lui. Ma siccome non ci vedo un cazzo. Ma come fai a non vedere? Non vedo la punta dove è arriva. Ma 65 pollici. Sì, ma lascia perdere. Ci che, segui. Dio buono. Forse è meglio farla così. La finiamo così. Non lo so. Non... è un'analisi valutativa. Non lo so. Ma che puoi farlo? Porco due. Dai, che l'hai fatto. Fanguarda, mamma. Ma no, anche il viola via. Dai, allora, guarda, ti faccio vedere. E sulla console, queste cose si calcolano così. Grazie. Ma tu vedi se io. Un piccolo giro là in mezzo. Dai, col viola, dai, che ti costava. Bravo. Ho fatto 50.000, quindi... Ma non te lo meritavi, quindi... Abbiamo fatto 123. Siamo 6 in svantaggio di 97 punti. Tu e il gamepad. Ah, povero me. Ah, cazzo. Qua chi inizia, vince. C'è un cazzo da fa. Dai, fammi andare di là, Dio Bonino. Ma non è vero, perché ha fatto meno punti del solito, Guardatelo che si perde il flow... Deve andare molto meglio di così. Oh, mannaggia la puttana, sta evitando tutti i rossi. Tutti l'hai evitato. Però, guardalo. Diciamo che ho avuto. Se... Buono così! Cioè, capite con chi combatto? Buono! È possibile. Come faccio a guarda combattere? Guarda là, c'è un'altra discesina. Come faccio a combattere? Guarda. Io veramente non mi... come faccio a combattere? Questa è una tragedia, capito? Una tragedia annunciata. E voi mi venite a dire: no, vabbè, lascia la puttana. Siamo con te, ma a me non mi serve un cazzo che siete con me. Alzate le mani al cielo prima, datemi dell'energia che non ho in questo momento. Vabbè, ma guarda che abbiamo vinto una partita a testa, cioè non è che stai a fare il campo. No. E come ti ho detto poc'anzi, te la prima, io vi, tu sei come i primi giorni di COD. I primi giorni di COD tu vinci. Sì. Perché gli altri non hanno ancora capito come si gioca fondamentalmente, mentre dalla tua tu c'hai anni di strategie. E quindi tu hai imparato a... Bravo Nicola, bravo, mamma mia.
Tu hai imparato adesso l'utilizzo del gamepad con la televisione e quindi sei dalla tua, hai la preferenza mediatica adesso. Ho imparato l'utilizzo del gamepad con la televisione. Ergo sum, per cui... Ma tu sei d'accordo con lo SBMM di COD? Ma guarda... E che poi ci stanno quelli che dicono adesso sono tutti bravi, vaffanculo, io non uccido più 6.000 persone. Bravo. Non uccido più 6.000 persone, eh. E vai a rosicare da un'altra parte, piccolo rincoglionito di sempre, perché... Catroia, ti pare che faccio... Però è lo stesso discorso che fai te sul diavolo, eh? No. Allora, è nata cosa, è un'altra cosa. Perché lì... Tu ti scontri con chi ha il tuo rivale reale livello, capito? Non ti scontri con un mondo piatto di merda. Tu ti scontri con le persone che possono combattere al tuo livello. Quindi non è la stessa cosa. In quel caso tu ti lamenti perché fai un'uccisione e ti uccidono. Prima invece ti metteva, stavano i furboni, mo perché nessuno lo si dice. Si facevano due account, il primo imparava nel gioco, avevano livello 1100, poi tornavano indietro, livello 1, oh guarda la mia kill streak, ah oh, guarda quanto sono bravo, andate a fare in culo, mo che non lo potete più fare, vi lamentate e lamentatevi in bacio a sto cazzo. È vero. Cioè, questo nessuno lo dice, questo nessuno lo dice. La verità è che a loro manca essere predatori. Sì, ma è normale, ma pure io mi diverto a uccidere 20 persone, uno di fila all'altro. Però non aumenti di bravura così. Invece, in questo modo, aumenti di bravura. E poi ti lamenti, non faccio più le kill che facevo prima. Perché quelle che ti meriti. Ma perché COD è fatto male e ha messo in testa a tutti. Per esempio io odio le kill streak, le detesto. Odio entrare in partita ed esplodere perché qualcuno ha chiamato l'elicottero da combattimento salcazzi. Madonna che culo. Madonna, è andata bene. Però guarda che sto facendo pochi punti, Ma stai facendo pochi punti, ma li stai facendo in maniera molto stilosa. Guarda che a me non mi fa male quando fai punti. Mi fa male quando fai bei tiri. Ma questo succede perché mi comincerò a allenare. Oggi è il primo giorno di allenamento, come puoi vedere. Lo sto facendo con te, così conosco il mio nemico. Però pure tu, posso dire che c'hai un culo che è veramente importante a sto giro, eh? È veramente, veramente importante. Complimenti, eh? Un bacio alla mamma. Ma vaffanculo. Allora, ecco, è complicato perché basta un attimo che... Basta un attimo nella follia, un equilibrio che vola via. Ma io come la prendo questa? Ma è facile, ragazzi, è una cazzata! Vola, palla! Ho visto! Che stavi per non prenderla? Per un attimo, stavi dai, ma pure 10.000 punti, ho fatto un tiro di merda, almeno 50.000 punti meritai. Per la patria, non per altro, niente proprio. Rimbalza indietro. No, l'ha fatti, annaccia la puttana. Grande, grande recupero da parte di Nicola Palmieri, detto Nicola Palmieri. Vediamo un po'. Ho vinto. 2-1 ragazzi. Questa ha fatto male, questa ha fatto molto male. Ti aspettavi di aver superato? Ma mi aspettavo almeno di un recuperino, invece guarda. Questa ha fatto più male. Avrebbe fatto ancora peggio se avessi fatto 245. Ha fatto male il giusto, ma l'avete visto il cuoricino che si è spezzato. 2-1, si chiude così questa nostra terza partita di questo torneo, la meglio di 5 su. Se vince lui dopo abbiamo finito. Se vingo io, si continua. Due palle.